giornata speciale per la scuola Maria Consolatrice di Arezzo, una scuola cattolica aderente alla FISB. Siamo con Elisa Canocchi, è la terza volta che portate i ragazzi per aprire l'anno qua al Museo Archeologico. E già è un bel biglietto da visita. Sì, diciamo che ormai sono diversi anni che curiamo questa camminata, proprio a sottolineare che la scuola, come dire, crea valore oltre il banco, oltre la scuola, creando reti, creando sinergie a partire dalla famiglia per attraversare la città, ripercorrerne le origini, il cuore antico. Abbiamo fatto appunto una camminata lungo le strade della nostra città riconoscendo i segni antichi, etruschi, romani, per cui è stato un momento molto bello, conviviale, in cui le famiglie sono potute stare insieme e siamo giunti, partendo da scuola, proprio qua, al Museo all'Anfiteatro Romano, dove i bambini, accolti da professionisti e dalla direttrice del museo Maria Gatto, potranno partecipare a dei laboratori usando le loro mani, quindi la scuola che sottolinea il valore del lavoro con le mani, della manualità e della sensorialità. Elisa, vogliamo ricordare la vostra scuola che è una grande tradizione qua ad Arezzo. La nostra scuola è una scuola che da molti anni opera in città, è composta da un nido d'infanzia, accogliamo bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni nel nostro nido, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria. In realtà lavoriamo tutti insieme in una visione comune che vede appunto il coinvolgimento delle famiglie, degli enti del territorio, ed è per questo che per noi oggi questa giornata è così importante, la collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio della città di Arezzo.